Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video di Scegli Tarocchi. La domanda di oggi è: che cos'è che una data persona ti vuole comunicare? Abbiamo tre diversi gruppi di carte. A partire da sinistra abbiamo il gruppo numero 1 con il quarzo chiaro, gruppo numero 2 con il quarzo rosa e gruppo numero 3 con la tourmalina nera. I tempi di ciascun gruppo sono riportati nella descrizione del video insieme a tutte le carte che utilizzo. Prima di passare al gruppo numero 1, vi voglio ricordare che non faccio consulti privati. Lo dico in forma pubblica perché ogni tanto ricevo delle richieste attraverso dei commenti, quindi voglio che tutti lo ascoltino in modo tale che lo sappiano, insomma. E direi di iniziare subito dal gruppo numero 1. Per tutti quelli che hanno scelto il gruppo numero 1, vediamo che cos'è che vi vuole comunicare la persona a cui avete pensato. Metterò 5 carte. E poi andremo a chiarire il significato che c'è dietro. Che cos'è che la persona, quando ha pensato quelli del gruppo numero 1, vorrebbe comunicare loro? Che cos'è che la persona a cui hanno pensato quelli del gruppo numero 1 vuole comunicare loro? Allora, mi chiedi troppo. Che cos'è che questa persona vorrebbe comunicare a quelli del gruppo numero 1? Negavo a me stesso quel che provavo. Che cos'è che questa persona vorrebbe comunicare a quelli del gruppo numero 1? Non fare la bambina. Non riesco a dimenticarti. Sono confuso. Ti prego, aspettami. Non sono bravo ad impegnarmi sul fondo del mazzo. Allora, quello che emerge da queste carte è che abbiamo a che fare con un individuo che ha un carattere ed una personalità che sono molto forti. Non si vuole sentir dire quello che deve fare, non si vuole sentir magari delle critiche. Inoltre, potrebbe essere stata una persona che mentre era con voi, oppure mentre è con voi, se siete attualmente in relazione, non riesce a capire bene quello che prova, nel senso che ci arriva dopo, perché in questo caso dice negavo a me stesso quel che provavo, quindi era come se non volesse entrare in contatto con le sue emozioni, con quello che veramente provava. Inoltre percepisce che voi avete un carattere immaturo, per questo dice non fare la bambina, però potrebbe essere che non che voi siate veramente immaturi, perché comunque questa è l'opinione di questa persona, ma semplicemente potrebbe essere che dica queste cose perché sa che voi avete ragione e non vi vuole dare quella soddisfazione, oppure perché è una forma di projection, quindi di proiezione, e vede su di voi quel carattere immaturo che magari questa stessa persona ha. Poi dice non riesco a dimenticarti, quindi questo presuppone che tra voi non ci sia una comunicazione, oppure c'è stata una rottura, oppure ancora se siete in relazione potrebbe semplicemente indicare che comunque questa persona vi pensa sempre. C'è della confusione perché dice sono confuso e poi dice ti prego aspettami e questo ti prego aspettami è uscito insieme alla carta di sono confuso. Questo vuol dire che appena gli passa la confusione vorrebbe che voi foste a disposizione. E il motivo per cui rido è perché mi immagino la reazione di alcuni di voi. Allora, vediamo perché questa persona vi ha detto queste cose. Andrò a mettere una carta sotto ciascuna carta dei messaggi, tranne nel caso delle ultime due, perché le considero una sola, insomma. Allora, c'è la carta del Cavaliere di Spade con la carta del 10 di Denari. Poi c'è la carta del Fante di Spade. Vediamo ancora perché questa persona ha detto queste cose a quelli del gruppo numero 1. Allora, c'è la carta del Cavaliere di Denari. Sì, io penso che il bambino o la bambina della situazione sia l'altra persona, perché qui si mostra come il Cavaliere di Denari, sì, il Cavaliere, il Re di Denari al contrario, proprio sotto quella carta. C'è la carta del 2 di coppe, quindi ci potrebbe essere stata una separazione tra di voi, oppure non siete attualmente sulla stessa pagina. E poi c'è
C'è la carta del 7 di bastoni, la carta della regina di spade che potreste essere voi, c'è la carta del giudizio, la carta degli amanti e poi sul fondo c'è la carta del 10 di bastoni. Allora, innanzitutto questa persona sente un carico molto pesante su di sé, sente una forte pressione, specialmente quando si tratta di voi. Voi potreste avere chiesto troppo, secondo questo individuo, secondo me voi volevate avere una maggiore stabilità, volevate che le cose fossero più ufficiali, che fossero più equilibrate, più solide, voi volevate il 10 di denari, volevate avere tutto in ordine, insomma, volevate avere un rapporto che fosse stabile. Se questa si tratta di una relazione passata, se invece si tratta di una relazione presente, io penso che voi abbiate fatto presente a questa persona che volete fare le cose serie, le cose impegnative. Non volete giocare nell'ambito di un rapporto, voi non iniziate una relazione tanto per, ad esempio, tanto per divertimento o per altre cose, ma perché volete arrivare a un qualcosa di effettivamente solido e concreto. Su questo voi avete le idee chiare. Però questa persona dice mi chiedi troppo perché evidentemente c'ha un peso. Si può trattare di Si può trattare di una persona che agisce molto alle spalle e che ha delle difese molto alte, si può trattare di un individuo che nei vostri confronti è freddo come il ghiaccio, però vedo che anche voi siete sulla stessa pagina, probabilmente voi non vi parlate, oppure ancora quando litigate voi potreste essere come due sconosciuti, cioè nel senso non vi parlate, oppure ancora c'è molta freddezza tra di voi. E ho come l'impressione che questa persona tenda a scappare via, nel senso che appena la cosa si fa difficile, oppure appena ci sono delle responsabilità o ci sono degli impegni che si concretizzano, scappa via. Scappa via perché ha delle difese alte. Ed è una persona che è molto logica, molto razionale. E che non è in grado di esprimere i propri sentimenti, magari se ne rende conto dopo. Questo perché non si fida e quindi non abbassa le sue difese, ha bisogno di raccogliere molte informazioni sulle persone con cui si rapporta, ha bisogno di studiarle bene e per studiare intendo che le deve spiare. E probabilmente vi spia ancora se tra voi adesso non c'è una forma di rapporto. Di fatto è come se adesso avesse preso maggiore consapevolezza di quello che prova nei vostri confronti o di quello che comunque ha provato prima. Vi dice che voi siete la bambina della situazione o siete insomma le persone immature della situazione, ma io penso che si tratti di questa persona qui che magari è più infantile perché appunto tende a scappare. Tende ad apparire come un fante, come un re di denaro al contrario, quindi potrebbe essere una persona che non è in grado ancora di offrire quella stabilità. E voi volete avere quella stabilità, o comunque l'avete voluta avere, però al momento non ve la può offrire. Poi dice: non riesco a dimenticarti, c'è la carta del 2 di coppe al contrario. Questo sta ad indicare che tra voi ci potrebbe essere stata una rottura, o comunque allo stato attuale non c'è un'armonia. E questa persona vi pensa spesso, non riesce a dimenticare questo rapporto. Poi dice: sono confuso, ti prego, aspettami. C'è la carta del giudizio che lascia intendere che ci sarà un ritorno. E io penso che questa persona, nel momento in cui farà chiarezza, vorrà venire verso di voi, nel momento in cui si libera di questi pesi ed entra nell'energia del folle, che è una persona che si assume il rischio di fare qualcosa di nuovo, di andare verso un nuovo inizio. Io penso che questa persona si farà avanti verso di voi come se nulla fosse, perché il folle è anche una persona che è un pochettino superficiale a volte. Quindi magari voi non avete sentito questa persona per lungo tempo, improvvisamente torna come se non fosse accaduto nulla, come se non ci fossero mai stati problemi. Come se quello che voi avete chiesto a questo individuo gli fosse entrato da una parte ed uscito dall'altra. E io penso che molti di voi hanno le difese molto alte nei suoi confronti. Credo che questo 7 di bastoni, questa regina di spade rappresentino la vostra energia, perché voi state cercando di resistere questo ritorno di questa persona, oppure ancora non volete più averci niente a che fare. Se non si tratta della vostra energia, vuol dire che questo individuo, che una volta che fa chiarezza dentro di sé, verso quelli che sono i suoi blocchi, allora si farà avanti verso di voi.
Per quanto riguarda i segni che sono coinvolti, ci sono tutti i segni d'aria, acquario, gemelli e bilancia, tutti i segni di terra, capricorno, vergine e toro. Poi per quanto riguarda i segni di fuoco, c'è il segno del sagittario, c'è il segno del leone, c'è anche l'influenza dell'ariete. E per quanto riguarda i segni d'acqua, c'è il segno del cancro e dello scorpione. Vediamo di avere un messaggio per voi e questa persona, quale messaggio possiamo avere. C'è la carta che dice: questa potrebbe essere la persona giusta, hai già incontrato il partner romantico che cerchi. Adesso questa carta potrebbe indicare che sia questa persona a vedervi come la persona giusta a breve, nel momento in cui farà chiarezza, o comunque vi vedrà come l'unica persona che vuole perseguire. Oppure si può trattare di voi che lo pensate. E poi finanze e carriera. Le questioni finanziarie sono un fattore nella tua vita sentimentale adesso, cioè nel senso sono un problema. Quindi potrebbe essere che questa persona stia andando incontro a delle difficoltà nel settore economico e questo è quello che costituisce un peso, e per questo magari che per alcuni di voi non riesce a darvi quella stabilità che voi andate cercando. Però in altri casi potrebbe semplicemente indicare che si tratti di un individuo che ha difficoltà praticamente ad impegnarsi, come diceva la carta sul fondo del mazzo, in cui dice non sono bravo ad impegnarmi. Quindi comunque c'è un riconoscimento da parte sua in tal senso. Fatemi sapere se è risuonato con voi, io adesso passo al gruppo numero 2. Per tutti quelli che hanno scelto il gruppo numero 2, vediamo che cos'è che la persona a cui avete pensato vi vuole comunicare. Che cos'è che la persona a cui hanno pensato quelli del gruppo numero 2 vuole comunicare loro? Mettiamo 5 carte dei messaggi e poi andiamo a chiarire il significato di ciascuna carta attraverso i tarocchi. Allora, la prima carta dice che c'è una connessione di una vita passata, quindi probabilmente vi siete già conosciuti in altre vite. Poi dice: ti sogno tutto il tempo. Che cos'è che questa persona vorrebbe comunicare a quelli del gruppo numero 2? Che cos'è che questa persona vorrebbe comunicare a quelli del gruppo numero 2? Non so come esprimere me stesso. E poi mi sento bloccato. E ce ne sono altre due. La mia situazione karmica sta finendo. Sto guarendo ed è doloroso. Sul fondo del mazzo sto cercando di capire i miei sentimenti. Quindi questa persona, vi posso già dire che a pensare vi pensa, molto probabilmente sogna anche di voi, e può sognare di notte, ma può sognare anche ad occhi aperti, nel senso che vi pensa spesso, però è in una situazione che attualmente è ferma, non sa come esprimere se stesso e sta cercando anche di guarire da una situazione karmica. Quindi vuol dire che sta per superare una lezione karmica ed è doloroso per questa persona. E quindi sta cercando di capire quello che prova. Adesso cerchiamo di capire il significato di ciascuna carta. Quindi andiamo a chiarire perché questa persona ha detto queste cose a quelli del gruppo numero 2. Eh sì, sicuramente una relazione di una vita passata, c'è la carta del 6 di coppe con la carta della papessa e sul fondo tra l'altro c'è la carta del mondo. Voi vi potreste essere incontrati in altre vite e l'incontro che voi avete fatto in questa vita serviva per chiudere dei cicli karmici, per superare delle lezioni karmiche, quindi vi siete aiutati a vicenda oppure vi state aiutando a vicenda. E si tratta di un qualcosa di particolarmente profondo e quello che penso è che voi stessi avete sentito questo forte legame a livello intuitivo. Nel momento in cui avete parlato con quella persona, l'avete incontrata, c'è stato qualcosa che vi ha fatto sentire una certa familiarità, come se la conoscesse da sempre. Quindi c'è un legame che è molto forte. In alcuni casi quello che vedo è che in un'altra vita alcuni di voi potrebbero essere stati anche fratelli e sorelle. Vediamo ancora di chiarire. Perché questa persona... Ok, c'è la carta dell'eremita. C'è la carta del 9 di bastoni. C'è la carta dell'8 di denari, la carta del 4 di coppe.
poi c'è la carta del 4 di bastoni. Fondo del mazzo c'è la carta del 5 di bastoni. Allora, come vi dicevo prima, vi siete già incontrati in altre vite. Questa persona vi sogna tutto il tempo e c'è la carta dell'eremita, quindi questo vuol dire che tende ad isolarsi e tende soprattutto a tenerlo dentro, nel senso che non lo dice, non lo vuole esprimere. Magari perché tra voi c'è stata una separazione, oppure al momento non c'è comunicazione e ha paura di dirvi determinate cose. Infatti vedo che ha delle difese molto alte e ha delle difficoltà ad esprimere quello che prova. Se voi siete in relazione, questo vuol dire che la persona con cui voi avete a che fare non si apre del tutto nei vostri confronti perché ha delle barriere molto alte. Se invece vi siete lasciati, questo vuol dire che potrebbe avere difficoltà a farsi avanti perché ha paura. Infatti questa carta mi dà un pochettino l'idea di una persona che è molto diffidente, quindi una persona che non si fa avanti facilmente e che ha delle barriere davvero molto elevate, quindi si potrebbe nascondere, potrebbe agire molto all'oscuro. Poi c'è la carta che dice che si sente bloccato ed in effetti c'è la carta del 4 di coppe. È come se questa persona non riuscisse a cogliere delle occasioni perché nessuna occasione gli sembra quella giusta o le sembra quella giusta. È come se ogni cosa che venga offerta a questa persona non sia sufficiente. Potrebbe anche essere che si tratti di un individuo che tende a focalizzarsi su questioni che sono già accadute in passato e quindi non vede ciò che è dietro di lui oppure di lei e quindi non entra in azione. Potrebbe essere molto concentrato su altre cose, ad esempio sul lavoro, sulla propria carriera. Mentre per quanto attiene alle emozioni è come se non cogliesse delle opportunità, è come se si sentisse bloccato. E il motivo di questo blocco è perché non sa come esprimere quello che prova. Quindi quello che fa è che si focalizza esclusivamente sul lavoro, come per non pensare in alcuni casi. Poi dice: la mia situazione karmica sta finendo, sto guarendo ed è doloroso. C'è la carta del 4 di bastoni. Quindi questo potrebbe avere a che fare con un matrimonio oppure con una famiglia. Potrebbe avere a che fare anche con il vostro stesso rapporto, specialmente se siete anime gemelle o fiamme gemelle, perché la carta del 4 di bastoni indica l'11-11. Quindi potrebbe essere che dopo che finisce questa situazione karmica per questa persona, voi possiate arrivare all'unione. Però a quanto pare c'è ancora da superare questa situazione qui che è rappresentata dal 5 di bastoni. Ci sono delle situazioni complicate, ci sono diverse persone che sono coinvolte. Oppure ancora ci potrebbero essere stati dei litigi tra di voi, litigi particolarmente forti, e questo potrebbe avere a che fare con delle lezioni karmiche che devono essere superate e che questa persona in qualche modo porta in superficie per voi e voi fate altrettanto. Con la carta della ruota ci potrebbe essere appunto un cambiamento e in effetti si vede questa possibilità. La possibilità di poter riportare praticamente le cose in equilibrio. Ci potrebbe essere stata una chiusura, una freddezza, un evento che ha destabilizzato il vostro rapporto, la decisione ad esempio di chiuderlo, però c'è la possibilità di arrivare a questo nuovo inizio. Quello che vedo però è che questa persona ha bisogno di purificare le sue energie per poterlo fare. Se voi siete già in rapporto, sta ad indicare che la vostra persona sta affrontando delle situazioni che potrebbero essere complicate e una volta che le supera potrà essere maggiormente in armonia con voi. Però al momento è come se si tenesse molte cose dentro. Vediamo di avere un messaggio degli angeli. C'è la carta di sentimenti romantici. I tuoi sentimenti sono reali, vale la pena esplorarli. Penso che questo sia un consiglio specialmente per questa persona che tende a non aprirsi facilmente. Poi c'è la carta di fidanzamento, la tua vita sentimentale sta ascendendo ad un livello più impegnativo. E poi c'è la carta di riposo. E questa per me è la carta dell'eremita. Questo indica che è tempo di disconnettersi dal mondo, è tempo di cercare di fare un'introspezione. Penso che questa persona abbia bisogno di tempo per cercare di fare chiarezza dentro di sé, per capire quello che prova, perché solo allora poi vi può offrire un rapporto che praticamente è più impegnativo.
Comunque, per quanto riguarda i segni zodiacali che sono coinvolti, ci sono tutti i segni d'acqua, quindi Cancro, Pesci e Scorpione, poi ci sono tutti i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Come segni di terra c'è il segno del Toro e della Vergine, mentre non vedo la presenza dei segni d'aria, ma questo non vuol dire che la lettura non sia valida se voi o l'altra persona siete un segno d'aria. Semplicemente qui si tratta delle energie che vedo possibili. Fatemi sapere se ha risuonato con voi, io vi ringrazio per aver scelto il gruppo numero 2, adesso passo al gruppo numero 3. Allora, per tutti quelli che hanno scelto il gruppo numero 3, vediamo che cos'è che la persona a cui avete pensato vi vorrebbe comunicare. Sento troppa pressione adesso. Che cos'è che la persona a cui hanno pensato quelli del gruppo numero 3 vorrebbe comunicare loro? Allora, ho pensato di contattarti, ma poi mi sono fermato. Ci sono ancora tante cose che non sono state dette tra noi. Devo andare per la mia strada per un po'. Sto ancora cercando di ritrovare me stesso e poi un'altra carta che considererò insieme a quella, perché sto cercando di ritrovare se stesso. Quale altra informazione possiamo avere? Allora, non penso di poter prendere la tua reazione adesso, cioè nel senso non penso di poter sopportare o gestire la tua reazione adesso. Guardo spesso alla tua fotografia. Se voi avete bloccato questa persona, potrebbe aver creato un altro account da cui spiarvi. Allora, quello che penso è che tra voi ci potrebbe essere una separazione, se invece siete nell'ambito di un rapporto, potrebbe indicare che questa persona sembra essere più per i fatti propri, perché sta cercando di chiarire alcune cose. Ha bisogno di ritrovare se stesso, oppure se stessa, ha bisogno di fare le cose sue. E quello che noto è che ha cercato di contattarvi, oppure di comunicarvi determinate cose, però poi si è fermato. E il motivo per cui vi voleva parlare era perché ci sono ancora molte cose che non sono state dette. Però quello che vuole fare è stare per i fatti propri al momento perché ha paura della vostra reazione. Allora, adesso vediamo perché questa persona vi ha detto queste cose. Andiamo a chiarire il significato delle carte. Perché questa persona ha detto certe cose. Allora, c'è la carta dell'asso di coppe e la carta del sette di spade. Poi c'è la carta del 5 di spade. Allora, c'è la carta del 9 di denari, la carta del cavaliere di bastoni, la carta della papessa, la carta del 4 di denari. C'è la carta del giudizio e poi c'è la carta dell'imperatore. Sul fondo c'è la carta del Fante di Spade. Questa persona vi osserva senza dubbio. È una persona che vi spia e potrebbe essere una persona che tende a non essere del tutto diretta con voi. Ve lo dico perché c'è la carta del 7 di Spade, c'è la carta del 5 di Spade. E quello che vedo potrebbe non essere in risonanza con tutti quelli che hanno scelto il gruppo numero 3. Per cui se sentite che non è in risonanza, semplicemente scegliete un altro mazzo perché io qui vedo una specifica situazione. Quello che penso è che dentro la testa di questa persona ci sia una sorta di confusione e anche di contraddizione tra quello che dice e quello che fa. E vi spiego perché. Quando dice io sento troppa pressione adesso, cioè quello che vedo è che tende a scappare da voi. Questa è un po' la percezione che ho, nel senso che tende a tirarsi fuori da alcune situazioni, tende a nascondersi da voi e il motivo potrebbe essere questo asso di coppe.
E questo è molto specifico, ripeto, per alcuni di voi, se questa persona ha iniziato un'altra relazione. E quindi è come se fossi impegnata in quel senso lì e dice sento troppa pressione perché c'è troppe cose da gestire. Purtroppo questa è una cosa che vedo perché c'è la carta del 7 di spade che indica una persona che tradisce, una persona che agisce alle spalle, quindi potrebbe essere un individuo di questo tipo qua. Adesso, se non si tratta di un tradimento, potrebbe anche essere che sia una persona che abbia difficoltà ad aprirsi all'amore, abbia difficoltà ad offrirvi questa coppa e tende quindi a scappare. Perché nel momento in cui la relazione diventa più impegnativa, oppure ci sono dei sentimenti che inizia a provare dentro di sé, è come se volesse scappare via. Perché è qualcosa di troppo intenso per questa persona. Poi dice, ho pensato di contattarti, però poi mi sono fermato e c'è la carta del 5 di spade. Potrebbe aver avuto dei conflitti mentali in questo senso qui, però si potrebbe anche trattare di una persona che vi voleva contattare, però poi non l'ha fatto perché vuole portare avanti dei giochi mentali nei vostri confronti. Questo non vale per tutti, però per alcuni di voi sì. Si può trattare di un individuo che tende a manipolare, per cui fa silenzio come forma di manipolazione perché vuole vincere, quindi gioca sporco. Poi ci sono molte cose che non sono state dette tra noi e questo lo si può vedere con la carta del 4 di denari. Ci sono tante cose che sono state trattenute, tante cose che sono state tenute nascoste, perché c'è la carta della papessa. Ci sono dei segreti, ci sono dei segreti. Io penso che questa persona potrebbe voler farsi avanti verso di voi perché vi vede come un buon obiettivo, nel senso che vi vede attraenti, vi vede in equilibrio, vi vede abbondanti e sente quindi il bisogno di farsi avanti verso di voi, ma attenzione perché la carta del Cavaliere di Bastoni indica un'energia di una persona che è instabile, perché è mossa da impulsi. Quindi potrebbe essere che questa persona voglia venire verso di voi e vi dica che ci sono delle cose di cui dovete parlare, però in realtà si tratta di una scusa perché quello che vuole è semplicemente andare verso di voi perché in quel momento ne sente il bisogno, specialmente dal punto di vista intimo in alcuni casi, e quindi potrebbe utilizzare questo tipo di situazione per favorire un riaggancio nei vostri confronti. Poi dice, ho bisogno di andare per la mia strada per un po' e c'è la carta del giudizio, quindi potrebbe avere preso questa decisione. Un'altra interpretazione però potrebbe essere che questa persona tende a tornare anche dalle ex e potrebbe cercare di riagganciarvi in seguito, perché la carta del giudizio indica appunto qualcuno che è come se resuscitasse, per cui è come se, che ne so, nel vostro rapporto c'è stata una fase di non comunicazione ed improvvisamente questa persona si fa nuovamente risentire, quindi potrebbe già avere in mente questo. Se voi invece siete in un rapporto che è abbastanza stabile, significa che questa persona ha preso la decisione di prendersi un po' di tempo per sé, perché deve cercare di risolvere alcune cose. Poi dice, sto cercando di ritrovare me stesso e non penso di poter sopportare la tua reazione adesso. Potrebbe essere che vi percepiscano un'energia molto dura e molto tosta, però potrebbe essere che sia questo stesso individuo ad essere eccessivamente in controllo di se stesso e della situazione. Per alcuni di voi, quello che penso è che questa persona stia mentendo, nel senso che ha già tutto sotto controllo e che il bisogno di allontanarsi da voi serva semplicemente come strategia per cercare di avere una vostra reazione. Per quanto riguarda i segni zodiacali che sono coinvolti, ci sono tutti i segni d'acqua, Cancro, Pesce, Scorpione, tutti i segni d'aria, Acquario, Gemelli, Bilancia, tutti i segni di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, e poi come segni di terra c'è in particolare il segno della Vergine ed il segno del Capricorno. Vediamo di avere un messaggio per voi e questa persona, quali altre informazioni in più possiamo avere? C'è la carta di inganno, qualcuno sta indossando una maschera in questa relazione. E poi c'è la carta di riconciliazione, qualcuno del tuo passato sta tornando nella tua vita. E questo corrisponde un pochettino alla carta del giudizio. Quindi potrebbe essere l'indicazione che per alcuni di voi questa persona cercherà da capo di farsi sentire per arrivare ad una riconciliazione.
Oppure potrebbe anche indicare che questa persona tende praticamente ad indossare una maschera non solo durante il rapporto, ma soprattutto quando si tratta di riconciliarsi con una persona, perché ha altre intenzioni dietro. Fatemi sapere se ha risuonato con voi, io vi ringrazio di aver visto il video, ci vediamo molto presto in un prossimo, ciao a tutti!